in the beginning. Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio tornare su Rules of Survival, oramai il giochino per cellulare che ci sta veramente veramente facendo impazzire, molto molto bello questo Battle Royale Game ragazzi, quindi un gioco di sopravvivenza. Chi non lo conoscesse è pregato di scaricarlo subito perché c'è un sacco di divertimento da fare. Beh ragazzi, oggi volevo un po' parlarvi e togliervi tutti i dubbi di tutte le armi disponibili su Rules of Survival. Sono circa 18 ragazzi, non ricordo se 17 o 18, manca la S-Val che è l'arma che è uscita ieri nell'aggiornamento, lo andremo poi a vedere singolarmente nei prossimi video. Oggi ragazzi volevo invece parlare con voi appunto di tutte le armi, partendo, e andiamo subito a mandare la clip ragazzi, da queste tre sub machine gun, sono le mitragliatrici piccoline ragazzi, Thompson MP7 e PP19. Andremo poi a vederle con calma più avanti nel video. Come vedete, meraviglioso il Thompson che richiama gli anni 50, MP7 molto veloce e PP19 un'arma con un'ottima precisione. Questi invece ragazzi sono i fucili, abbiamo l'M14 EBR, l'M4A1, la R15 e la KM ragazzi, sono tutti e quattro fucili veramente meravigliosi con un caricatore da 30/40 colpi. Per passare poi all'M249, l'unica light machine gun, l'unica mitragliatrice vera con 100 colpi. Passando poi ai fucili da cecchino ragazzi, il Barrett trovabile solo nei chest e la VMSR, li andiamo tutti a vedere con calma dopo, non preoccupatevi ragazzi. Gli shotgun, i fucili a pompa, la A12, l'unico fucile a pompa automatico, l'M1887 meraviglioso decorato, l'M870 un classico dei videogiochi sparatutto dedicati alla guerra, sono tutti e tre dei fucili a pompa veramente veramente potentissimi, alcuni hanno un caricatore da 5 mentre l'M1887 solo 2 colpi e come vediamo ragazzi la potenza dell'M1887 è simile, è più alta rispetto alle altre. Purtroppo solo 2 pistole in Rules of Survival, la G18C con 7 colpi nel caricatore e la classica Desert Eagle. Abbiamo subito in evidenza la G18 ragazzi, come vedete una ottima potenza di fuoco, è una pistola ovviamente automatica, la distanza di fuoco, quindi dove il proiettile va a colpire, non è male, simile alla Desert Eagle leggermente di più. Come vedete entrambe le pistole, le stiamo switchando, hanno la stessa stabilità ed entrambe hanno il caricatore da 7 colpi, peccato che non ce ne siano altre. Andiamo subito nel dettaglio a vedere la PP19 ragazzi, come vedete 4 slot per attaccare le sue cose più il mirino, la potenza non era male, la distanza di fuoco anche. Come vedete ragazzi, tra l'MP7 e la PP19, mamma mia, un pochettino di differenza solamente nella stabilità, ma come potenza siamo lì ragazzi, infatti anche il Thompson che stiamo vedendo adesso ragazzi è praticamente simile. Diciamo ci vogliono circa 5-6 colpi ben assestati per tirare giù un avversario. Il caricatore nell'MP7 ovviamente è più piccolo, mentre nel Thompson e nella PP19 c'è più spazio, addirittura 45 colpi per il Thompson, 30 per l'M4A1 invece ragazzi, che è un fucile normale diciamo a raffica che stiamo andando a vedere in comparazione con la R15. Entrambi ragazzi hanno praticamente le stesse caratteristiche, quindi non abbiate paura di sceglierne uno piuttosto che l'altro, leggermente migliore credo l'M4A1 sì rispetto alla distanza, ma proprio per poca roba ragazzi, quindi potete tranquillamente andare sul sicuro se trovate uno di questi due fucili, AR15 e M4A1. Entrambi hanno 4 slot per attaccare tutti i loro oggetti più lo slot per il mirino. Come vedete ragazzi, la potenza è superiore ovviamente alla PP19 e al Thompson perché sono fucili un po' più d'assalto diciamo, no?
Passiamo poi, ragazzi, all'M14 EBR, che stiamo vedendo anche questo in comparazione con l'AKM, entrambi molto molto interessanti perché hanno un'ottima distanza di fuoco. Come potete vedere, ragazzi, AKM e M14 EBR possiamo tenerli nella nostra, nel nostro compartimento armi per andare ad attaccare da lontano. Mi viene in mente che se gli attacchiamo un bel mirino da 4x o anche un bel 8x, ragazzi, facciamo veramente male, anche perché, come vedete, la potenza non è assolutamente irrilevante, fanno abbastanza male, ragazzi, non sono però molto molto stabili. Passiamo all'unica mitraglia, ragazzi, che è l'M249, lo stiamo vedendo con la differenza rispetto all'AKM. Ovviamente la prima cosa che ci salta all'occhio è il caricatore esteso, 100 colpi per l'M249, e quindi molto molto interessante, solo la stabilità è un pochettino più bassa. Questi sono invece i fucili da cecchino, ragazzi, l'AVM-SR, che non colpisce tanto da lontano ma ha un'ottima ottima potenza, il Barrett-SR, che troviamo solamente nelle casse, ragazzi. Invece questo potentissimo, forse una delle armi più potenti del gioco, solamente 5 colpi per ognuno di questi due fucili da cecchino, ragazzi, non molto, diciamo, non molto stabili, perché in realtà vediamo la carenza di stabilità, ma veramente veramente letali con dei mirini. Andiamo poi a vedere la A12, ragazzi, l'unico fucile a pompa automatico. Come vedete, una potenza incredibile, devastante, come è giusto che sia, ma pochi pochi colpi, solo 5 nel caricatore, mentre come stiamo vedendo nell'M1887, che è quello tutto ornamentale, ragazzi, la potenza non varia, però nell'M1887 la distanza con cui possiamo usare di colpire un avversario è un po' più alta. Stabilità ovviamente non ne hanno moltissima questi fucili a pompa, perché appunto hanno un bel rinculo, solo 2 colpi, però è il mio fucile a pompa preferito dopo la M870, ragazzi. L'M870 lo stiamo vedendo adesso, anche questo potentissimo, con ancora più distanza di arrivo del proiettile e stabilità leggermente più alta rispetto agli altri due, ha anche, come gli altri fucili, la possibilità di attaccare il bullet proof, mi sembra che si chiama, che è quello che velocizza i tempi di ricarica delle nostre armi da fuoco modello shotgun. Beh, ragazzi, questa è stata veramente una carrellata velocissima di tutte le armi che possiamo trovare nel nostro Rules of Survival, e se mi concedete di darvi un consiglio, io vi consiglio appunto di avere sempre un bel fucile a raffica come quelli che abbiamo visto poco fa, che ha un buon danno anche da lontano. Poi andate a cercare un bel mirino da piazzargli sopra e tenete sempre con voi anche un bel fucile a pompa, ragazzi, perché quando andiamo a luttare degli edifici o quando magari incominciamo ad avere l'area di gioco più stretta, è sempre buona cosa avere anche un bel fucile a pompa che eventualmente andiamo a switchare per dare il colpo di grazia al nostro avversario. Come vi dicevo, ragazzi, prima di chiudere, non c'è la S-Val, che è l'ultimo fucile a raffica silenziato, tra l'altro, che è uscito nell'aggiornamento di ieri. Andremo a cercarlo e a provarlo per voi prestissimo, ragazzi. Per oggi però spero che questo video vi sia risultato interessante, vi abbia un pochettino schiarito le idee su tutte le armi che ci sono in Rules of Survival. Vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto! Ciao!